Buongiorno a tutti e a tutti, siamo all'edizione 2023 della rassegna La musica unisce la scuola, voluta e allestita da INDIRE, l'Istituto Nazionale per la Documentazione dell'Innovazione e della Ricerca Educativa, e dal Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica. Sono qua per il comitato, sono Franca Ferrari e sono insieme a Mauro Fabretti. Vedete Buongiorno. che Mauro non è a casa sua, è in un ambiente molto speciale di cui ci parlerà in questo webinar che è dedicato a un posto speciale in cui avvengono cose speciali. Ecco, la prendo un attimo alla larga solo perché non sono romana, ma sto a Roma da tanti anni e il posto in cui è Mauro in questo momento è un posto magico di Roma, il chiostro della Basilica di Sant'Andrea delle Fratte, che è a due passi da Piazza di Spagna. A Sant'Andrea delle Fratte, giusto per chiarirci, c'è l'originale di uno degli angeli del Bernini, uno dei più belli, di cui ci sono le copie a Ponte Sant'Angelo, di fronte a Castel Sant'Angelo, e c'è il campanile della Basilica, è un campanile straordinario, in cui Borromini è riuscito a rappresentare nel marmo il motto Amor vincit omnia, l'amore vince tutto. E a Roma lo chiamano il campanile ballerino perché quando suonano le campane di mezzogiorno alla domenica se vibra tutto. Allora, per una serie di contingenze in realtà virtuose, in questo luogo, nel chiostro della Basilica di Sant'Andrea, da una decina d'anni a questa parte c'è la sede staccata del Conservatorio Santa Cecilia di Roma e, nella fattispecie, il laboratorio di liuteria del Conservatorio Santa Cecilia, di cui Mauro Fabretti è coordinatore, docente, ideatore, insomma, protagonista. Quindi vorrei prima di tutto chiedere a Mauro: ah no, vogliamo vedere qualche immagine? Aspetta, ambientiamoli un po'. Faccio vedere solo, sei d'accordo? Faccio vedere qualche immagine di Andiamo. questo luogo per non entrare subito. Ecco, vediamo qualche foto del laboratorio di liuteria. Vediamo un pochino. Ecco, qui siamo in una delle ali del chiostro, quella porta che si vede semiaperta, per l'appunto la porta del laboratorio, mentre nelle stanze al primo piano ci sono le aule di strumento, gli strumenti che hanno suono più delicato Io e che non non le vedo, disturbano i Franca. monaci. Franca, scusami, io non vedo le foto, però, Ah, Non ne non ho vedi visto le solo. foto? Aspetta, aspetta, aspetta allora che fa, Forse dovrei probabilmente condividerle. ho sbagliato qualche cosa, vediamo un po', ricominciamo. Sì, ora sì, ora Adesso sì. le vedi, vedi le persone, delle persone diremo qualcosa dopo, vediamo. Ecco la cupola della basilica, l'aranceto del chiostro, ecco il quadrilatero del chiostro e fammi spostare qua, non sono tanto brava qua a gestire questa cosa, va bene, insomma, queste le vedremo meglio dopo, ecco questa, va bene, facciamo che entriamo qua dentro, facciamo perché la mia capacità tecnologica, facciamo che siamo entrati e l'ambiente in cui Bene. Mauro è il laboratorio. Per piacere, spiegaci com'è questo spazio, cosa c'è alle tue spalle. In realtà, spiegaci prima di tutto cosa ci fa un laboratorio di liuteria a Roma e a Santa Cecilia. Beh, sono ormai dal 2010 che è stato istituito il laboratorio di liuteria dal Conservatorio di Musica Santa Cecilia, perché si sentiva l'esigenza di, oltre che avere, diciamo, promuovere una professione nobile come quella del liutaio. Noi nello specifico siamo liutai del quartetto classico, quindi viole, violini, violoncelli e contrabbassi, però non disdegniamo neanche del restauro di altri strumenti, sia barocchi che strumenti a pizzico. E appunto è nato questo laboratorio da inserire nel piano degli studi del conservatorio come materia elettiva, perché si sentiva appunto l'esigenza da parte dei musicisti e dei docenti che prima di diventare docenti sono stati allievi, di capire un attimino il funzionamento degli strumenti per capire che cosa succede quando uno suona uno strumento, le precarietà, eccetera. Non per forza per diventare appunto maestri liutai per la costruzione e il restauro, ma anche soltanto per avere cognizione di cosa appunto
appunto delle problematiche che ha uno strumento, per capire lo strumento che si suona, i difetti, i pregi, come si può migliorare, come si può intervenire in caso di qualsiasi criticità. E quindi è nato questo corso, approvato, diciamo, e accolto da tutte le direzioni che si sono susseguite, è stato sempre promosso e mai, diciamo, è stato messo in discussione il corso. Anzi, anno dopo anno è cresciuto. Consideriamo che abbiamo all'incirca oltre 40 allievi ogni anno, tra interni e esterni. Siamo arrivati anche ad averne 50. Cosa vuol dire esterni? Che vengono anche persone apposta per fare. Allora, il corso nasce sia come materia elettiva per gli allievi interni, che la scelgono come materia scelta, e quindi entra a far parte proprio del piano degli studi, che per gli allievi esterni che vengono qui o per specializzarsi, perché già hanno fatto dei corsi di tuteria, diciamo, minori, oppure che sono nati. Si sono interessati alla liuteria non da professionisti, vengono qui per specializzarsi, oppure dei giovani che decidono di fare della liuteria la loro professione. Quindi presentando un curriculum per vedere le attinenze, eccetera, e vengono iscritti al corso del conservatorio. Al termine del primo anno si rilascia un attestato di corso base e al termine del secondo anno di corso avanzato, sempre che le capacità siano raggiunte per poter ricevere un attestato di corso avanzato. Certo, E qui, scusami, sì. quindi non vi occupate solo di restauro e già No, questo no, sarebbe. no, no, no. Allora, adesso se volete vi invito in un breve percorso di quello che facciamo noi. Allora, innanzitutto, come vedi, io indosso un camice. Questa è la classica parannanza del liutaio, senza di questa non si lavora. Noi in pratica iniziamo da, questa è l'abete rosso della Val di Fiemme, abete da spacco, sapete l'abete della Val di Fiemme, no? Considerate che questo qui si chiama abete di risonanza, perché è soltanto questo abete che si trova in Val di Fiemme, soltanto nella foresta di Paneveggio, viene prodotto questo magnifico legno che ci invidia tutto il mondo, e dal 1500 a oggi noi costruiamo gli strumenti sempre con questo abete di risonanza. Questo per quanto riguarda i piani armonici. E l'abete di risonanza viene selezionato, e i selezionatori, appunto, i mastri d'ascia che si occupano del taglio, della conservazione, si tramandano di generazione in generazione, appunto, diciamo, tutta questa capacità di poter selezionare i migliori abeti che poi vengono destinati alla liuteria. Considerate che oltre l'abete rosso, diciamo, è un po' in tutta, diciamo, il nord Italia, no? Sulle Alpi, però soltanto in Val di Fiemme ci sono praticamente sotto delle proprietà del terreno che fanno sì che questo abete sia di risonanza, appunto adatto per gli strumenti. Poi le piante vengono selezionate. E soltanto una parte del tronco viene usata per fare i legni di liuteria e soltanto i migliori vengono usati poi per fare gli strumenti. Quindi la selezione è altissima. Mentre per il fondo, la parte posteriore dello strumento, il manico e le fasce, la parte, diciamo, dello strumento, che compongono lo strumento, vengono fatti con quest'altro legno. Acero marezzato dei Balcani, dove marezzato è questa fiammatura che è il legno, che è durissimo, e viene usato appunto per la parte posteriore, il fondo dello strumento, le fasce, il contorno e il manico dello strumento. Quindi lo strumento non è che viene piegato come uno può pensare, ma lo strumento è una scultura, viene completamente scolpito. L'unica parte che viene piegata sono le fasce, che sono queste parti qui che vengono piegate a caldo per fare il contorno dello strumento. E così nasce un violino. Considerate che di lavoro per fare uno strumento ci vogliono almeno 3 mesi. Partiamo, per esempio, per il manico, no? Sarebbe questo qui, con la sua classica chiocciolina e il manico che è leggerissimo. Si parte da un blocco di legno di queste proporzioni. Quindi viene asportata una quantità molto consistente di legno e viene appunto poi il prodotto finale, questo riccio. Mentre questa, vi faccio vedere, questa qui è la forma su cui vengono piegate le fasce e comincia già a prendere vita il violino.
Vedete, viene piegata, queste parti qui si chiamano zucchetti, sono le parti, diciamo, di rinforzo dove viene poi innestato nella parte superiore il manico, di sotto ci sarà il bottone poi per attaccare la cordiera con le corde, e man mano lo strumento prende vita. Viene scolpito, vengono fatti dei vari procedimenti fino a raggiungere la cassa dello strumento, che è questo qui, è leggerissima. Considerate che noi lavoriamo con uno spessimetro decimale, che è questo qui, dove si misurano i decimi di millimetro. Per noi un decimo di millimetro è tantissimo. Pensate che sui polmoni dello strumento, i polmoni sono queste qui, un po' come il corpo umano, questa è la vita, ci sono i polmoni superiori e i polmoni inferiori. Qui siamo a 2,4 mm, 2,4 sono i decimi di millimetro. Al centro è un pochino più spesso, 3,2, e sui polmoni superiori soltanto 2,2 mm. Se lo metto sotto la luce si vede in trasparenza. Posso contare le cose dietro, posso addirittura leggere qualcosa se lo metto dietro. Quindi lo strumento è leggerissimo. E questi strumenti vengono fatti sulla forma e sui modelli ancora del 1500. Noi siamo rimasti al 1500 dagli Amati. Perché, come sapete, si contendono il primato Andrea Amati e Gasparo Bortolotti, detto da Salò, sul primato dello strumento definitivo, come lo vediamo oggi, anche se sull'iconografia già nel XIII secolo si vedeva quasi la forma di strumenti persiani che assomigliavano molto ai nostri strumenti moderni. Però in Italia, diciamo, lo strumento definitivo è stato, diciamo, attribuito appunto a Andrea Amati. Alla fine ha vinto la scuola cremonese su quella bresciana. Amati, che era poi il maestro di Stradivari, Antonio Stradivari, ritenuto, diciamo, il Michelangelo della chitarra italiana da tutti ormai, indiscutibilmente in tutto il mondo, per i suoi magnifici strumenti. E i modelli che noi usiamo sono proprio quelli identici di Stradivari. Poi ci sono quelli di Guadagnini, Giovanni Battista Guadagnini, sempre, diciamo, del Settecento, e oppure i modelli di Giuseppe Guarnieri, detto del Gesù. Guarnieri del Gesù. Scusa, no, mi viene da chiederti, visto che parliamo di grandi maestri cremonesi e anche un luogo comune che la grande liuteria viene da Cremona, come mai a Sì, Roma? ma un luogo comune, perché poi alla fine scomparsi questi grandi maestri fino al Settecento, diciamo che a Cremona c'era la liuteria, ma se si vedono all'interno degli strumenti Cartigli, sono stati costruiti a Torino, a Genova, a Milano, a Roma. Ogni città ha avuto i suoi grandi maestri. I maestri sono spostati di città in città a seconda dove era richiesta la loro opera, no? E quindi diciamo che poi la liuteria nell'Ottocento si è spostata da Cremona a Milano, poi nei primi del Novecento Torino era la capitale della liuteria, poi Roma, poi Genova, Bologna, poi nel Novecento, cioè ci sono questi maestri, o si sono spostati, hanno lavorato in varie città. Diciamo che la liuteria è italiana, ma siamo tutti figli della liuteria cremonese perché i primi strumenti sono nati lì. Diciamo che, ecco, comunque la storia, la discendenza è sempre dalla liuteria cremonese. Di fatto, Dicevamo, scusami, di fatto tu hai avuto un maestro a Roma, cioè c'è ho una. avuto un maestro a Roma e guarda caso era bolognese. Trasferitosi a Roma perché all'epoca a Roma c'erano addirittura 11 orchestre, poi 8, adesso siamo arrivati, sì, man mano si sono ridotte. Scusami un secondo, eh. Scusa, per favore, poi non sento nulla perché stanno usando la raspa per abbassare gli zuccheri, è un laboratorio e quindi si lavora in Certo, questo modo. certo. I ragazzi staranno arrivando a Quindi quest'ora, stanno tutti sì. arrivando i ragazzi. E quindi Certo. E quindi scusa, ma come fai a organizzare tutto questo gruppo? Di fatto, questi allievi chi sono? Come possono lavorare contemporaneamente ciascuno al suo violino? O organizzi delle fasi di lavoro? Come fai? beh, in realtà, a seconda delle capacità, tutti iniziano, diciamo, dalle basi, a prescindere da qualsiasi sia il livello, noi dobbiamo partire dalle basi, quindi dalla costruzione da zero dello strumento. E poi, a seconda delle capacità, diciamo, del ragazzo che viene, può fare o lo strumento, diciamo, in maniera più autonoma, indipendente, costruire uno strumento da solo, mentre i ragazzi interni possono fare una cosa collettiva, ad esempio, no? E quindi diciamo che poi abbiamo dei tutor
che si occupano dei ragazzi e mi aiutano nel seguire questi ragazzi, perché comunque bisogna stare un po' attenti. Usiamo, diciamo, tutti attrezzi taglienti. Questi strumenti vengono scavati con le sgorbie, te ne mostro qualcuna. Queste sono le sgorbie, le famose sgorbie. Le sgorbie si chiamano così perché sono sfondate e viene asportato il legno. Prima si fa la scultura, infatti dico sempre ci vuole la mano dello scultore e l'occhio del pittore, perché poi lo strumento Stradivari, ad esempio, era molto famoso per le sue magnifiche vernici, oltre che per la costruzione. Quindi lo strumento viene scolpito esternamente prima con le sgorbie e poi rifinito con i pialetti, che sono questi qui, sono molto piccoli. Ce ne sono addirittura anche di più piccoli, questa la chiamo la coccinella perché è veramente piccolissima, e poi man mano con le rasiere, che sono delle lamine metalliche, viene praticamente pettinato il legno fino a raggiungere una finitura ottimale pronta ad accogliere la vernice. La carta vetrata la usiamo un po' pochino perché al 7 velo è soltanto per determinate fasi. E dici qualcosa della vernice allora? Come Ah, si la fa la vernice? vernice, le vernici ovviamente noi le abbiamo ereditate dalle vernici del 500 al massimo fino al 700. Noi ancora, quando ti dicevo che siamo rimasti al 500, è vero, le vernici sono queste qui, sono, ma le vernici le facciamo noi. Qui sotto c'è mastice e lacrime, sandracca, gomma gutta, poi coloranti, sangue di drago, sandalo, sono tutte cose un po', diciamo, alchimistiche, no? Se si apre il barattolo esce fuori un profumo, perché poi sono all'alcol puro, sembra il nocino della nonna, no? I liquori che si facevano in casa una volta. E la vernice, se non fosse per alcuni ingredienti, poi c'è dentro l'incenso, la gomma arabica, a seconda la gomma benzoia, sono tutte gomme, tutte cose, ingredienti dell'epoca. Le vernici sono state tradotte in italiano, perché sulle vernici originali io ho le ricette tramandate dove c'è scritto prendansi un'oncia di acquavite purissima. Noi usiamo l'alcol puro ovviamente, ma loro la se la distillavano, capito? Le resine le andavano a prendere Stradivari, andava che ne so, a Venezia o a Genova, aspettando che arrivassero le navi dalle Indie a portare le spezie, le gomme, eccetera. Noi, per esempio, adesso su internet le ordiniamo. Ci è stato semplificato il reperimento delle materie prime, ma sicuramente non ci è stato semplificato poi il fare le vernici o scolpire a mano completamente con le stesse sgorbie, gli stessi utensili di una volta. Ecco, e le vernici poi possono essere a seconda dei coloranti che noi aggiungiamo, sangue di drago, dicevamo, oppure si può mettere anche la curcuma, anche prodotti alimentari. Si possono fare delle vernici all'olio, alle essenze, all'alcol. Ognuno poi, ogni scuola ha la sua vernice, i suoi segreti, ma alla fine diciamo che comunque le vernici di Uteria, se sono fatte secondo i dogmi dell'epoca, sono sempre tutte bellissime. Gli strumenti poi, sì. Scusa, no, prego, prego, perché quasi quasi rivedrei con calma le fotografie d'interno di prima e anche due piccoli video. Che ho che, relativi ad alcuni dei ragazzi che frequentano il laboratorio, Certo. così capiamo meglio Sì. che clima si crea in questo laboratorio e chi di fatto davvero può venire. Allora, aspetta, riprovo a condividere lo schermo anche questa volta per piacere, avvisami. Se, ecco, vedete qualcosa? Vedete le immagini? Sì, bene. Benissimo. Questo è l'ingresso del laboratorio. Ecco, bravo, allora parla tu, che è meglio. Sì. Il chiostro, come vedete, è bellissimo, il chiostro del Borromini. Che poi, ecco, questa è Clara Sangiari, fa parte, diciamo, degli allievi speciali del corso di SA che da un paio d'anni abbiamo accolto, diciamo, nel nostro corso con molto entusiasmo, e abbiamo al momento tre allievi. C'è Clara, che è molto brava, Alessio Rondelli, che è bravissimo, anche lui qui lo vediamo nella scultura appunto del piano armonico, sta facendo un violino, questo è un altro Perfetto. ragazzo, no? Altri studenti perché sono tutti tranquillamente insieme, Impegnati, no? sì. Di diverse età, li vediamo. Ovviamente, ecco Clara con il Ok, suo tutor, bene. queste Ragazzi. sono ragazze che vogliono fare, lui è l'altro tutor, Costanzo Marcagno, ecco, e questi sono i vari partecipanti, diciamo, gli allievi del corso. Questa è una panoramica del Vediamo se riesco a corso. trovare il video, quei due piccoli Vediamo. video. Ah, no, no, non sono qua, aspetta, eh.
qua, datemi un attimo perché non sono tanto brava. Ecco Sì, qua. rivedo. Vediamo un po'. Clara. Ecco. Questa è Clara che sta facendo il ritocco della vernice sul suo violino. Clara ha già completato un altro violino che suona benissimo dall'altro, e lei è anche violinista e violista e suona con una viola che ha costruito lei, poi, tra l'altro, eh? E quindi hanno già costruito degli strumenti. Questo è il secondo anno, stanno costruendo ancora altri strumenti. Quindi sono anche molto, diciamo, produttivi questi ragazzi. Clara suona, studia, frequenta il primo anno del triennio di viola e il propedeutico di violino e suona con strumenti che ha costruito lei nel laboratorio, lei dall'inizio alla fine. Lui è Gianmarco, l'altro ragazzo che fa sempre parte del progetto di inclusione per i ragazzi di SA. Eccolo qui insieme a Alessio e diciamo che hanno arricchito il nostro corso, sono un po' le nostre mascotte, diciamo, e sono molto bravi anche loro. Anche loro hanno costruito due magnifici violini comunque, uno ciascuno, ora stanno facendo il secondo violino. E diciamo che quando hanno iniziato le difficoltà che hanno trovato loro sono le stesse di qualsiasi altro ragazzo, perché poi alla fine non la noti questa, diciamo, non c'è differenza quando uno inizia a fare un lavoro così, diciamo, manuale e così particolare che non ha mai fatto, si parte tutti da zero allo stesso livello assolutamente. Poi dopo dipende dalle capacità, dalla manualità e poi dall'impegno, no? E dalla passione che uno mette per raggiungere livelli molto alti. Mi viene in mente il mio maestro, dopo 7 anni che studiavo con lui, e quando feci vedere, dopo 7 anni, un mio violino, il mio primo complimento che ho ricevuto è stato, vide lo strumento in questo modo, lo guardò e mi disse, può andare? E io lì feci salti di gioia. Quello era stato, ovviamente i tempi sono cambiati, io ho iniziato nel 1988, quindi qualche annetto fa, diciamo. Permettimi di dire una parola su questo progetto che ha permesso di far accedere al laboratorio i ragazzi che abbiamo visto, Clara, Gianmarco, Alessio e anche altri, perché mi sembra abbastanza significativo, perché nella letteratura sulla musica come ambiente inclusivo spesso si dice che ciò che rende inclusiva la musica in realtà è la laboratorialità, la possibilità di costruire insieme, perché in un laboratorio ci sono ruoli per tutti, ci sono tempi che possono essere più veloci o più dilatati, quindi c'è accoglienza per tutti gli stili, no? Ma questo mi sembra particolarmente vero per un laboratorio, in senso proprio reale, in cui si lavora alla costruzione di strumenti, perché devo dire, ho partecipato dal 2019 al gruppo che ha seguito come progetto sperimentale l'accoglienza di questi ragazzi che sono portatori di una neurodiversità dello spettro autistico. Ecco, una volta si diceva autistici all'alto funzionamento musicale, no? E per i quali il conservatorio ha disegnato una serie di attività che si è pensato, ipotizzato, soprattutto attraverso la nostra referente per la disabilità, che è il maestro Teresa Chirico, si è pensato che potessero essere adatte a loro. Per esempio, molti di questi ragazzi hanno l'orecchio assoluto, tutti e tre quelli che abbiamo visto, si è detto facciamogli fare il corso d'accordatura. Ma dobbiamo dire che veramente dal 2019 a oggi la soddisfazione, ecco, diciamo, sia come capacità appunto di costruire, di produrre, che anche come la soddisfazione relazionale, come sentirsi accolti, sentirsi parte di una comunità speciale di liutai, che hanno trovato nel vostro laboratorio, veramente è particolare anche rispetto ad altre attività pure molto importanti che hanno condotto. Quindi mi sembra che valga veramente la pena riflettere un secondo su ecco, per esempio, mi verrebbe da chiederti, tu ne hai avuti diversi, non solo Clara, Alessio e Gianmarco, quali sono stati i momenti più difficili? Loro arrivano in questo ambiente che non conoscono, c'è gente che lavora, vedono queste macchine, ecco, queste grosse macchine, cos'è questa Fox che hai dietro? Cosa Quella lì è fanno? una Non si seconda sentono strofa. intimiditi? Di. Come tutti gli altri, come tutti, come chiunque arrivi qui, io non ho visto queste particolari differenze. Anzi, vorrei soffermarmi un attimo su una cosa.
Ad esempio, no, questo è un violino, credo che sia stato costruito da Clara, che suona benissimo. Ora, se uno non conosce, non sa chi lo ha fatto lo strumento, questo strumento potrebbe suonare meglio di uno dei miei migliori violini, chi lo sa? Ogni strumento è così eterogeneo, dipende dal legno, da tanti fattori, no? Che se sono fatti poi con gli spessori giusti, la tecnica giusta e tutto quanto, poi hanno un suono particolare. È vero che prendono sempre un'impronta del liutaio che lo ha costruito, ma potrebbe essere migliore di tanti liutai blasonati, cioè uno prende lo strumento, lo suona, non è che il musicista va a leggere dentro chi lo ha fatto. Quindi lo strumento, a parte che diciamo che è veramente uno strumento democratico, non guarda in faccia a nessuno, tu puoi essere italiano, straniero, bello, brutto, vecchio, giovane. Allo strumento non importa nulla, il musicista quando prende lo strumento in mano deve sentire che esce un suono bellissimo, bello, rotondo. Poi a un concertista può piacere un tipo di strumento, a un altro tipo, no? Hanno ogni strumento una sfumatura di suoni diversi, ma non sono mai riconducibili a chi l'ha fatto lo strumento. Cioè, voglio dire, lo strumento, chi lo fa, l'importante è che sia fatto bene. Quindi la differenza degli strumenti è come se io non vedo chi lo ha costruito, è più semplice, per esempio, vedere se lo strumento l'ha fatto un liutaio straniero piuttosto che l'ha fatto un ragazzo di SA con diciamo, delle patologie particolari piuttosto che un altro ragazzo. Cioè, capito? È facile, magari dici questo qui secondo me è uno strumento straniero, ma se è fatto in Italia, della scuola di liuteria italiana, ha quei tratti classici dello strumento italiano fatto secondo i crismi, secondo la scuola italiana, che poi lo strumento dice è un bello strumento di liuteria italiana, e non è che andiamo poi a sindacare o vedere o capire. Tra 100-300 anni uno legge dentro e dice: ah, ho suonato un Sanciari, Clara Sanciari, no, che ha fatto Clara, cioè, ho suonato un Sanciari del 22, no? Tra 300 anni magari il 22, capito? Sarà antico. È un magnifico strumento e non è che qualcuno si ricorderà chi era, che è un bello strumento, suona bene, punto e basta. Quindi anche le possibilità che hanno, diciamo, a livello professionale questi ragazzi, se fanno degli ottimi strumenti, verranno apprezzati per quello, perché gli strumenti sono ottimi. Poi tutto il resto non ha nessuna importanza. E questo è il bello della musica. Anche quando uno ascolta un musicista, non è che va a vedere se il suono è bello, cioè è una cosa proprio oggettiva, non è che stiamo parlando di suggezioni o cose che uno si inventa, qui non c'è nulla di, è tutto così semplice e quindi diciamo che il progetto funziona per questo, perché lo strumento, chiunque lo faccia, se è bello e suona bene, ha fatto un buon risultato, altrimenti no. Questo è. E quindi ci siamo trovati davanti poi a strumenti fatti da questi ragazzi che sono migliori di altri. Questa la dice Luca, Insomma, no? se tu dovessi dire quali sono i requisiti di un buon liutaio, perché io ricordo anche Innanzitutto una ci volta vuole che. tanta passione, no? Questa è la cosa principale. Poi consideriamo un'altra cosa, che il liutaio ogni volta che costruisce uno strumento ha una grossa responsabilità perché è un esame ogni volta. E posso costruire 100 violini e quindi praticamente gli strumenti che vanno in giro per secoli, non è per un giorno. Quindi, se te fai uno strumento brutto che va in giro che non suona, prima o poi capiterà nelle mani di qualcuno che dirà: ah, ma questo strumento non suona, non è bello, e quindi ti rovini un po' la reputazione, no? Quindi gli strumenti, cioè, è una grossa responsabilità farlo. Perché poi che succede? Appunto, puoi fare tutto quello che vuoi nella vita, poi fai uno strumento e magari rimani nella storia perché ha fatto quello strumento che lo suonerà anche tra 100 anni un musicista famoso. Guarnieri, Giuseppe Guarnieri, detto del Gesù, è diventato famoso perché Paganini ha suonato il suo violino, il cannone, il famoso cannone che è custodito al Museo di Genova, no? Ma fino ad allora lui era un poveretto. Ha fatto una vita tremenda. Giuseppe Guarnieri del Gesù non era ricco, non era come Stradivari. Stradivari era un signore, mentre lui era veramente un povero uomo, ha avuto delle vicissitudini bruttissime nella sua vita. Poi, finché Paganini ha suonato il suo violino, è diventato famosissimo, alla pari di Stradivari e forse anche di più. Quindi, diciamo che vedi cosa succede con gli strumenti.
che magari ci sono persone che hanno fatto i concertisti tutta la vita e magari da 300 anni non se li ricorda nessuno. C'è un liutaio magari minore, un ragazzetto che ha fatto, questo me lo dicono anche i miei amici violinisti, dico non sopporto i liutai perché magari arriva un ragazzino che fa un violino e rimane nella storia, mentre magari io ho suonato una vita e poi non si ricorderà mai nessuno di me perché praticamente questa è, diciamo, una cosa tangibile, no? Che rimarrà poi per centinaia e centinaia di anni, se non migliaia. Ora non lo possiamo sapere, ma comunque, visto che ci sono degli strumenti del Cinquecento che girano, quindi diciamo che è di buon auspicio, anche se è una spada di Damocle, perché girano sia belli e brutti, poi nessuno si prende la responsabilità di distruggere un violino, no? Senti, vedo passare persone dietro la tua schiena. Sì, perché E... qui davanti a me è un pannello con tutte le sgorbie, gli attrezzi, Ecco, quindi guarda, per esempio, fammi no. intervistare questo signore che conosco. Lui è Ma Stefano, come lui è uno parli di quelli qui? che è venuto a specializzarsi, perché già sono anni che lavorano sulle chitarre, però i violini sono un mondo a parte, gli strumenti Conosciamo. ad arco. Come Sì. stai? Bene, ma come mai sei? Spiegaci, perché stiamo registrando un webinar Sì. in dire, come mai sei? Tu sei un professionista, cioè sei un commerciante e vendi strumenti Sempre, musicali. Come mai ti sei iscritto a questo laboratorio? sempre voluto farlo perché è sempre curioso gli archi, è proprio un mondo a parte, non c'è niente a che vedere con chitarre o con altre cose. È proprio una curiosità. Poi, logicamente, nel campo mio è applicata pure al lavoro, quindi più so di quell'argomento, meglio è per me. Però di base è la curiosità, perché è uno strumento particolarissimo, cioè gli archi sono proprio una cosa a parte rispetto a tutti gli altri. È Perché un mondo diverso. è appassionante che un professionista che anche lavora con la tecnologia, gli strumenti che si usano oggi per diffondere la musica, venga poi a studiare la Ma lirica. di tecnologia, di matematica, di fisica acustica, di tecnologia, del violino ce n'è un'infinità. Soltanto che prima era empirico, adesso magari ci fanno dei studi proprio appropriati, ma c'è più tecnologia qui che in altre cose. Ah, fantastico, questo è interessante. Cosa vuol dire? In che senso? Per esempio, quell'uso del Sì, millimetro che mi dicevi prima sulla del... tecnologia ti passo la parola a Ma chi ne sa più di me. guarda, piuttosto che lo spessimetro, ora vi faccio vedere due cose diverse, no? Parlavamo dello spessimetro, questo qui decimale, no? Che va avanti a decimi di millimetro. Stradivari aveva questo qui di legno, qui c'è una punta e praticamente batteva sui piani dello strumento dove si bucava, questa qui viene registrata a un tot millimetri, dove bucava, dovevi togliere il legno, dove rimaneva integra, vuol dire che eri arrivato allo spessore desiderato. Quindi diciamo la tecnologia c'è sempre stata. Antonio Stradivari per arrivare alla forma G, che è questa qui, su cui ha costruito i più bei capolavori, questa qui è la forma G di Antonio Stradivari, ha applicato la successione di Fibonacci e la formula aurea. Anche per la chiocciola del riccio c'è una matematica e una precisione. La chiocciola del riccio, questa qui la troviamo in natura dappertutto, la troviamo anche nelle chiocciole, dai fossili alle chiocciole, diciamo, che troviamo al mare o in campagna. Questa qui è la forma. Appunto la formula aurea che troviamo dappertutto, sia in natura, e quindi Stradivari ha applicato la formula aurea, ma già gli amati l'applicavano, e per costruire questa forma G c'è tutto uno studio complesso che si rifà appunto alla successione di Fibonacci e alla formula aurea. Dopo, ovviamente, magari ci sono stati degli studi successivi, no? Tipo Fourier, che ha fatto lo studio sull'acustica degli strumenti, sulla trasmissione del suono. Per esempio, adesso sappiamo che questi qui, i fori armonici, sono degli adattatori di impedenza. Gli adattatori di impedenza, in pratica, quello che noi sentiamo quando risuona uno strumento è l'aria circostante che vibra, e praticamente gli adattatori di impedanza, che sono questi fori armonici, mettono in risonanza, diciamo, il volume interno dello strumento, le onde sonore con l'aria esterna, altrimenti si bloccherebbe. Un po' come se a un trombone o una tromba togliamo la campana. Che cosa succede? Nulla, non si sente l'aria, perché è come se l'aria, diciamo,
trovasse un impedimento, no? Come se trovasse l'acqua. Quindi bisogna, adattatori di impedenza, appunto, fanno sì che queste impedenze, queste imposizioni che trova il suono uscendo, siano praticamente messe in risonanza per far uscire il suono. Nei flauti, per esempio, sono i fori armonici, no? Gli adattatori di impedanza. Quindi ogni strumento ha i suoi adattatori di impedanza. Ecco perché sono molto importanti queste F, devono essere ben proporzionate. Poi, ovviamente, lo strumento, il violino, è lo strumento più complesso che c'è, perché praticamente dalle corde, dallo sfregamento dell'arco sulle corde, si trasmette il suono al ponticello, che lo trasmette all'anima. L'anima è un legnetto dello stesso materiale del piano armonico che mette incastrato soltanto, che mette in trasmissione il ponticello col piano armonico con il fondo, in modo da poter far aprire queste onde sonore all'interno dello strumento, un po' come cerchi concentrici, no? È come se butto un sasso in uno stagno che si aprono queste onde e poi il suono si propaga e esce dalle F, che mettono in risonanza un po' tutto, quindi è molto complesso come strumento, come funzionamento. Forse gli strumenti arco sono i più complessi, diciamo, perché è dato da tanti fattori: gli spessori, il ponticello, le corde e l'arco, l'anima. L'anima basta spostarla un pochino che sia una tonalità più scura, il suono più chiaro, si possono aumentare, dare più volume alle corde alte piuttosto che a quelle basse. Quindi c'è tutto uno studio poi sulla messa a punto dello strumento. Ecco l'importanza del corso, per esempio, per gli allievi interni che studiano lo strumento, ma poi non sanno nulla di come funziona un'anima, un ponticello, un capodastro, vanno dal liutaio, ma non sanno così. Oppure vanno per tentativi. Invece c'è proprio uno studio per la messa a punto dello strumento e che va fatto e se uno, diciamo, lo sa, può anche intervenire autonomamente sullo strumento stesso, no? Scusa, mi puoi dire una parola su quelle macchine moderne che hai alle spalle? Quella Fox cos'è? Ok. Allora, quella lì è una segannastro, dietro ne abbiamo anche una più grande. La segannastro a noi serve semplicemente per intagliare questo contorno, in modo, dopo però va scavato tutto a mano. La chioccia, questa qui, la scaviamo a mano con le sgorbie all'interno, viene asportato il legno e viene fatta scolpito. Altre macchine non servono, non è che con la segannastro non riusciamo a fare altro, riusciamo soltanto a tagliare quello oppure a spaccare in due queste qui, abete da spacco si chiama, perché praticamente è una sezione, vedete, è una sezione del tronco. Se il tronco qui è circolare, questa qui viene presa una sezione e poi viene spaccata. Si chiama da spacco perché il legno, la venatura del legno, si deve spaccare dove vuole lui, non è che noi imponiamo qualcosa al legno, questo è un taglio radiale. Mentre c'è il taglio tangenziale che praticamente dall'albero taglia completamente una fetta, mentre questo qui, il taglio radiale, è proprio uno spicchio come se fosse proprio spaccato, no? A raggiera dell'albero. E quindi la venatura ce l'avremo sempre dritta, omogenea e non interrotta, perché meno è interrotta e più lo strumento è anche più robusto. Ma Poi, voi lo ordinate il legno? Ci il sarà un legno lo andiamo, sì, intermediatore? se no lo andiamo a scegliere direttamente in Val di Fiemme, c'è il consorzio Ciresa Val di Fiemme. Sapete che la foresta di Paneveggio è stata, diciamo, abbattuta, La no? grande alluvione di 3 anni fa, sì, quattro. Però hanno chiesto un intervento da parte di tutti gli utai, noi abbiamo contribuito e abbiamo acquistato un tronco, si poteva prendere o un tronco o un albero, o una sezione di tronco o un albero, e contribuire all'acquisto appunto di questi alberi. Abbattuti Si dall'alluvione. compravano, si dava il contributo per raccogliere questi alberi e metterli a dimora. Quindi hanno costruito dei capannoni, hanno estratto questi alberi da in mezzo, questi tronchi che erano tutti accatastati lì in mezzo in maniera disordinata, portati a valle, lavorati e messi a dimora. Per i prossimi 100 anni avremo il legno Ah. stagionato e messo a dimora. E così si dà il tempo a nuove piantumazioni e alla ricrescita di questa magnifica foresta di risonanza. Diciamo che c'è anche un discreto lieto fine poi alla fine, no? Siamo riusciti a recuperare, a mettere a dimora tutto. Certo, una foresta che cresce, anche una foresta di giovani che cresce, perché Sì.
pensare appunto a questi ragazzi che... Problema. Scusa, una cosa che voglio dire è che di questi ragazzi arrivati a Santa Cecilia nel 2019, allora era il progetto Ricercare a Mente, poi è arrivato il progetto Corpi Acustici, che pensavamo all'inizio forse rimarranno qua solo per il tempo del progetto, un anno, forse un anno e mezzo. Tutti si sono talmente appassionati alle attività che sono state loro proposte che in qualche modo tutti stanno frequentando qualche cosa. Clara è riuscita anche a accedere al triennio di viola, a superare la missione e continua ad andare avanti con la liuteria. Tutti quelli che avevano iniziato con la liuteria seriamente stanno andando avanti. Quindi mi sembra una cosa bellissima rispetto anche a tanti progetti temporalmente limitati e che quindi lasciano in realtà poche conseguenze. Questi ragazzi hanno veramente cambiato vita grazie alla musica e nella fattispecie grazie alla liuteria, no? Veramente era nato come progetto fatto apposta per loro, dovevamo fare un corso soltanto per loro, ma poi visti, diciamo, i risultati, abbiamo detto ma piano piano li integriamo all'interno del nostro gruppo, no? Sennò che inclusione Nostra sarebbe? E inclusione loro si è sono adattati immediatamente, conoscono tutti qui, diciamo, sono a casa loro. Nonostante voi abbiate anche molti studenti stranieri, no? Anche orientali, Sì. eccetera, che magari parlano anche male l'italiano, però probabilmente là dove si tratta di costruire, di fare delle cose, ci si intende lo stesso. Ci intendiamo con tutti. Anche perché immagino la quantità di stranieri interessati alla liuteria a E una infatti c'era anche un presenza. progetto di triennio, perché se noi attivasche giace ormai al Ministero da credo 5 anni tutto il progetto col piano di studi pronto per fare un triennio di liuteria, che sarebbe opportuno fare. Prima cosa perché corso di costruzione e restauro, soprattutto degli strumenti ad arco, darebbe accesso poi all'iscrizione, magari all'albo del Ministero dei Beni Culturali per tutto il parco strumentale che noi abbiamo, no, nei vari musei. Quindi una specializzazione in questo senso aprirebbe molte strade. E poi perché darebbe la giusta professionalità, perché nel piano degli studi magari è inserito anche proprio lo strumento. Cioè, un liutaio dovrebbe perlomeno sapere ascoltare il proprio strumento, saperlo suonare quel minimo per capire un po' le doti tecniche e fare una messa a punto adeguata dello strumento. Quindi il piano degli studi sarebbe più ricco, no? Se ci fosse un triennio con varie materie, diciamo. Senti, secondo me abbiamo acceso curiosità sufficienti, ma mi viene da chiederti se qualcuno volesse passare a curiosare o a vedere, è aperto il laboratorio. Il laboratorio è aperto, poi come hai fatto vedere tu, sembra che qui siamo in, diciamo, in un ambiente monacale, tant'è vero che i nostri, diciamo, dirimpettai ci sono le suore di clausura, c'è un convento ancora. Siamo, diciamo, vicino a Piazza di Spagna, se uno esce dal portone si trova subito inghiottito nel caos, nel traffico. Diciamo di Roma, del centro di Roma, no? Mentre qui dentro c'è un ambiente molto, appunto, monacale, siamo in una zona molto tranquilla. Quindi è anche un bellissimo posto dove si può studiare in tranquillità, è Chi bello. volesse venire a visitare, mi immagino per esempio una scolaresca. Facciamo gli open day fatti apposta per le scolaresche, basta che contattino il conservatorio. E previ appuntamento noi apriamo il laboratorio e facciamo vedere proprio tutto il percorso, come nasce un violino, come vengono costruiti gli strumenti. Siamo Perfetto, sempre benissimo. aperti per i giovani, ne abbiamo fatti, sono anni che li facciamo, e è una cosa che facciamo con piacere. Ecco. È una grande risorsa anche per il conservatorio, per le varie iniziative. Per esempio, ho sperimentato in prima persona che quando abbiamo attivato i seminari di educazione orchestrale inclusiva, con il protocollo esagramma, per il quale ci serviva far provare gli strumenti ad arco a tutti, anche quelli che non ce l'hanno, che normalmente non lo suonano, il laboratorio di liuteria ci è venuto in aiuto e ci ha passato violoncelli per tutti, perché paradossalmente per un ragazzo con difficoltà, anche difficoltà gravi, abbracciare e suonare un violoncello o un contrabbasso è più semplice che non maneggiare le bacchette di un piccolo Glockenspiel piccino piccino. Invece
contrabbasso, e quindi in questo abbiamo assistito a scene stupende di ragazzi disabili che abbiamo accolto. Bene, allora io penso che Ah, possiamo. scusa, volevo dirti un'altra cosa, visto Certo, che certo. noi ci occupiamo ovviamente quando facciamo il corso di restauro, teniamo la manutenzione e il restauro di tutti gli strumenti del parco strumentale del conservatorio, ci occupiamo poi, facciamo lezioni e il conservatorio, diciamo, ha sempre gli strumenti sistemati, insomma, perlomeno facciamo questo. Tutti gli strumenti prodotti dal laboratorio rimangono di proprietà del conservatorio, che li dà in prestito gratuito a tutti i ragazzi che ne fanno richiesta, quindi tutti gli allievi del conservatorio possono avere uno strumento artigianale gratuitamente. Bene, mi sembra tutto molto affascinante, molto interessante anche questa commistione tra aspetti teorici, aspetti pratici, aspetti pratici, aspetti teorici, che è così importante la musica e così spesso ci dimentichiamo. E se facciamo una cosa, visto che è sempre bene chiudere con una sintesi, ti propongo di concludere questo webinar mandando una brevissima clip video che ho tagliato da una delle tante trasmissioni RAI che sono state dedicate a questo laboratorio. Delle varie che mi hai segnalato, ho scelto quella per gli italiani all'estero. Mi ha anche commosso pensare agli italiani all'estero che vedono questo programma dedicato a Roma e al laboratorio e alla liuteria. È una pratica così italiana, così legata davvero al Made in Italy. Certo. E quindi Come ho dicevo, in tagliato. Italia ogni città ci sono liutai bravissimi. Non ci sono confini poi. Però ci sono anche altri laboratori di liuteria in conservatorio, che tu sappia, questa è una curiosità che mi viene adesso. Io sappia no. Per adesso Al siamo in momento tre. non per adesso no. Va Questo è bene. tipo. Va Speriamo bene. che non sia il solo, che anche Ecco, altri conservatori possano intraprendere la nostra strada. chissà, magari diamo l'idea anche ad altri. Però allora mando questo video, questa piccola. Sei sempre tu che parli, ma così fai una sintesi, prendo il video, non te la faccio rifare. Quindi. Bene. Va bene, ti ringrazio moltissimo. Anche scusate Grazie perché ti abbiamo sottratto alla didattica. In realtà, magari dovevi essere lì che aiutavi gli a te. Oh, studenti sono bravi. Ormai autonomi. forse è avviato, sì. I Ma primi giorni ecco, sono così, ormai sono tutti concentrati. sai, perché è una cosa che non si vede, magari puoi oscillare appena appena lo schermo, perché è una cosa che ci sono una quantità di postazioni. Ecco, Certo, non so non so se quante siano. Una quindicina di postazioni, ognuno arriva, si mette al suo. considera che qui mediamente si lavora una venticinquina di Ecco. ragazzi, ci sono 48 iscritti, quindi E ognuno ha il suo posto, il suo banco con le sì, ha la sua sue. roba e a chi lo tocca, perché sono anche Ecco. gelosi. Ecco, quindi ci sono degli scaffali in cui ciascuno deposita il suo lavoro e lo riprende la settimana dopo o il giorno dopo quando torna. Sì, lo facciamo 3 volte a settimana. 3 volte a settimana. Ecco, benissimo. Bene, Bene. allora mando il video e Grazie a tutti, con il un video ti piacere. ringrazio tanto per questa disponibilità, penso che sia stata molto utile. Grazie. Allora, vediamo se riesco a condividere di nuovo. Allora, dove ho messo? Non era questo. Okay. Il sorriso di Gianmarco, meraviglioso. Ecco, invece mando questo frammento da Rai Campus Italia. Non si sente l'audio. Vabbè, ve lo dico io, qui stiamo facendo le fasce. Ah E no, qui. no, aspetta, aspetta, ho capito perché, è colpa mia, è sempre colpa mia. Ecco, Dovresti condividere l'audio se c'è ecco. un. Vedi così vado a toccare il bordo esterno e il filetto. La tecnologia moderna non ha portato alcun supporto, diciamo, alla costruzione degli strumenti. Tutto quello che doveva essere fatto è stato già fatto nel 1700, diciamo. Gli strumenti definitivi, la perfezione, l'hanno raggiunta Stradivari, Guarnieri, Diamati, Galliani. Certo, sì, ci sono alcuni macchinari che possono aiutare, ma il tagliare, il cavare la sagoma, tutta questa parte va fatta a mano. Per la costruzione degli strumenti ad arco
Partiamo da un legno molto particolare, per il piano armonico, abete di risonanza della Val di Fiemme, che si trova soltanto in Italia, è un abete particolare. Vengono uniti due pezzi, sono speculari, quindi viene tagliato a spacco, si dice. Sono due spicchi di legno che poi vengono girati ed incollati tra loro. La stessa cosa si fa per il piano armonico. Vengono poi tagliate le F sul piano armonico, si fanno degli spessori molto sottili che sono ben regolati per dare il massimo della sonorità. Sulla forma dello strumento vengono costruite le fasce e poi le controfasce a cui andranno applicate. Il manico e il ricciolo dello strumento vengono scolpiti da un unico blocco di acero marezzato, quindi il liutaio deve avere una buona abilità da scultore. La vernice è a base d'alcol, fatta artigianalmente, a base di masticelle, lacrime, sangue di drago, sandracca, gomma gutta, sono tutti ingredienti che si usavano nel 1500 e che tutt'oggi usiamo. Ah, il sangue di drago in realtà è un colorante, si estrae dalla pianta del sangue di drago, una pianta di 300 anni che dà una goccia di sangue di drago al giorno. Si danno dalle 30 alle 40 mani, e formano comunque uno spessore sottilissimo che non racchiude il suono ma lo lascia uscire. Questo è il maestro Fulvio Loffredi. E questi sono gli strumenti finiti. Sono pronti per essere suonati. Grazie, grazie Mauro.